amici, oggi pomeriggio faccio una bellissima merenda con lo stecco vegoloso. Buonissimo. È un nuovo dolce della nostra carta del ristorante Libra Cucina Evolution, che è ispirata alla ricetta del gelato Evolution, tratta dal mio libro Cucina Evolution. Pensate che è un dessert strepitoso, tutto proprio il sapore concentrato della frutta, che ha solo 30 calorie. Dico bene, 30 calorie vorrebbe dire meno di uno spicchio di una mela come calorie. Qui lo facciamo al ristorante, lo facciamo in due gusti, sia alla fragola che all'amarena, perché abbiamo delle amarene buonissime. E la ricetta è semplicissima. Si inserisce nel frullatore la frutta, ghiacciata, quindi noi utilizziamo la frutta fresca, la abbattiamo di temperatura. Anche voi potete prendere la frutta di stagione, metterla in congelatore, inserirla in un frullatore potente insieme all'eritritolo, il nostro dolcificante naturale a 0 calorie che si estrae dalla fermentazione dei vegetali, e insieme anche all'inulina Excellence, la fibra di cicoria che abbassa l'indice glicemico di questo dolce meraviglioso e lo rende anche super cremoso. Nel libro Cucina Evolution c'è anche l'aggiunta dell'albume. Noi qui al ristorante non lo aggiungiamo perché l'albume serve più che altro per dare cremosità al gelato, mentre per fare lo stecco vegoloso, cioè un ghiacciolo, non è necessario. Quindi è un'idea carinissima, sia perché si può fare in anticipo, sia perché è veramente molto gustosa e fresca, sia perché veramente ha pochissime calorie, quindi ci può aiutare a stare in forma senza rinunce. Non ha niente a che vedere con i ghiaccioli che si trovano in commercio o con i gelati che fanno ingrassare invece tantissimo. Perché fanno ingrassare? Perché hanno due problemi. Il primo, tantissimo zucchero, quindi noi qui invece inseriamo una quantità inferiore di dolcificante naturale in modo che emerga più che lo zucchero il sapore della frutta e il dolcificante non ci apporti un valore calorico. E il secondo limite dei ghiaccioli o dei gelati anche artigianali, che però sono fatti con la ricetta tradizionale, è che non hanno sufficienti fibre. E quindi l'assorbimento anche solo dello zucchero della frutta è molto veloce, e quindi questo da un lato ci fa tornare subito la fame, dall'altro lato ci fa ingrassare velocemente. Invece qui l'aggiunta dell'inulina Excellence, la fibra di cicoria di Cucina Evolution a catena lunga, che quindi rallenta, in parte impedisce anche soltanto l'assorbimento degli zuccheri della frutta che utilizziamo, abbassa l'indice glicemico e quindi ci dà tantissima sazietà. Quindi con queste poche calorie riusciamo a rimanere sazi per tanto tempo, appagati nel gusto e quindi felici di rimetterci in forma e affrontare alla grande il periodo estivo. Ciao!